Allora, il Ruach è come il Kavod di Yahweh, cioè esattamente come il Kavod viaggia, si muove in una certa direzione, ci si può salire sopra, quando si muove produce vento di tempesta, quindi con forti rumori, come dice Ezechiele e nel racconto dell'Esodo, come un rumore di molte acque, quindi uno di quei rumori potenti che fanno quando queste cose qui si muovono. E nel capitolo 3 di Ezechiele, Ezechiele dice che un giorno sentì dietro di sé, quindi dietro la sua schiena, un forte rumore e dice lui era il rumore del Kavod mentre si alzava. Ok? Capitolo 3 di Ezechiele, versetto 12, se non sbaglio. Allora qui c'è scritto chiaramente che il Kavod, cioè la gloria di Dio, mentre si alzava faceva rumore. E Ezechiele dice chiaramente che il Kavod è come il Ruach. E tutte e due in effetti corrispondono alla stessa descrizione. Sono due oggetti che si muovono nello spazio, vanno da una direzione all'altra, producono un grande rumore, ci si può salire sopra, eccetera, eccetera, eccetera. Queste quattro cose che sono attaccate sotto, Ezechiele le vede per la prima volta in quella visione, diciamo così, che ha avuto, quel contatto che ha avuto quando era sulle rive del fiume Chebar, cioè quando questa roba arriva da nord. E lui chiama queste quattro cose Hayot, che vuol dire cose viventi. Ma Hayot in ebraico, Hayim, in ebraico significa vivente, vuol dire un qualcosa che si muove di movimento autonomo. E queste quattro cose, difatti, si muovono in tutte le direzioni di movimento autonomo. Dice Ezechiele che avevano un sistema di ruote concentriche e che quando si giravano senza bisogno che le ruote si girassero, quindi ne dà una descrizione precisa. E poi queste cose sappiamo, nell'incontro successivo, che viaggiano attaccate a quella roba lì. E nell'incontro successivo Ezechiele fa una... Cioè, ha un'espressione che è bellissima, dice lì, in quel momento, ho capito che quelle quattro hayot, cioè quelle quattro cose che avevo visto sulle rive del fiume Chebar, sono i cherubini. Cioè i cherubini viaggiano o da soli o attaccati a quella roba lì. E in altri passi della Bibbia c'è scritto che sui cherubini Yahweh viaggiava stando seduto come si sta seduti a cavallo. Ok? Ci viaggiava sopra così. E lo dice chiaramente la Bibbia che avete in casa, eh? Senza... Tant'è che questa parte di esegesi ebraica, come ho detto prima, scrive: noi lo sappiamo da sempre che i cherubini erano delle macchine. Loro poi si riferiscono in particolare ai due cherubini che stavano sopra l'arca dell'Alleanza. Che non erano queste robe qui, erano altre cose. E uno dice: ma perché si chiamano sempre cherubini? Perché appunto nella polisemia della lingua ebraica la radice kerev significa ciò che copre. Quindi tutto ciò che ha l'idea di copertura viene definito con kerev. E quindi questi cherubini qui vengono chiamati così perché dice Ezechiele che quando stavano fermi le ali si richiudevano e coprivano. E invece le allargavano quando si muovevano. Invece quegli altri si chiamano Cherubim perché coprivano il coperchio dell'arca dell'alleanza. E che funzione avevano? Loro dicono, scrivono, la funzione di proteggere l'arca dell'alleanza che aveva dentro delle cose pericolosissime. E avevano un'altra funzione, dice la Bibbia, che quando Yahweh era lontano, Mosè parlava con lui e sentiva la sua voce in mezzo alle cosiddette ali, si chiamano Kenafim, ma ali non vuol dire ali per volare, vuol dire parti laterali, così come noi potremmo dire le ali di un palazzo, che non servono al palazzo per volare, ma sono le parti laterali. E quindi in mezzo a queste parti laterali dei cherubini sentiva la sua voce e quindi comunicava con Yahweh attraverso questo sistema di comunicazione a distanza. Allora i cherubini, cioè questo curve, sono questa roba qui che viaggia attaccata a Ruach, Ruach che è come il Kavod, Kavod che fa rumore mentre si alza. Questo è descritto nella Bibbia. Quindi, al di là
di tutte le considerazioni che si possono fare, qui prima è stato fatto questo disegno che era appunto la rappresentazione possibile del Ruach, così come pare essere ricavata da certe tavolette sumero accadiche, ma lasciamola stare, così almeno i, come dire, anche quelli che si oppongono a spada tratta non hanno nulla da dire, perché tutto questo è già tutto scritto nella Bibbia che abbiamo in casa, senza bisogno di cercare testimonianze esterne. Senza bisogno di cercare testimonianze esterne. È già tutto scritto lì, basta leggerlo. Quindi il Kavod, a un certo punto, Ezechiele ce l'aveva dietro la schiena e sente che fa un grande rumore mentre si alza. Più chiaro di così direi che la Bibbia non può essere. Assolutamente. Quindi allora, noi abbiamo questi Elohim, che erano tanti, che si combattevano tra di loro, soprattutto noi abbiamo i racconti dei combattimenti tra questi qui piccolini, che viaggiavano su queste robe qui, che a parte queste robe qui avevano delle altre robe che erano attaccate, dico robe perché non so descriverle, che erano attaccate a queste e che viaggiavano da sole. Una cosa ci dice Ezechiele di questo Ruach, che aveva sopra una cupola trasparente, dentro questa cupola si vedeva un sedile e su questo sedile si vedeva seduta una forma come forma di Adam, cioè come un uomo seduto dentro questa cupola. Allora, questa è una chiara descrizione, ovviamente, di un oggetto che si muove nel cielo, che si muove volando, che si muove facendo rumore, con la identificazione tra i due. Questo è chiarissimo, è scritto chiaramente nel libro di Ezechiele. Quindi, dal punto di vista biblico, non ci sono dubbi, se leggiamo esattamente ciò che c'è scritto. E, ripeto, io, vabbè, lì nei libri ho messo le traduzioni precise, letterali. Però già lo capiamo dalle Bibbie che abbiamo in casa. Allora, siamo di fronte quindi ad una situazione che è totalmente diversa da quella che ci viene raccontata. E che questi signori Elohim avessero delle esigenze molto molto concrete ci è documentato costantemente. Per esempio, Yahweh doveva occuparsi anche di questo, in Deuteronomio 23. Avrai anche un posto, sta parlando al popolo, un posto fuori dall'accampamento, e là andrai per i tuoi bisogni. Nel tuo equipaggiamento avrai un piolo con il quale, nel ritirarti fuori, scaverai una buca e poi ricoprirai i tuoi escrementi. Perché Yahweh, l'Elohim tuo, passa in mezzo al tuo accampamento ed egli non deve vedere in mezzo a te le tue indecenze. Di questo si doveva occupare Dio, perché quelli la facevano ovunque. Lui non voleva calpestare e gli ha detto che d'ora in avanti andate a farla fuori e la ricoprite. Nelle Bibbie che avete in casa, Deuteronomio 23, versetto 10 e seguenti. Erano anche norme igieniche per noi. Soprattutto norme igieniche, perché infatti, anche, così come le norme alimentari, cioè ciò che lui doveva assolutamente evitare era che una epidemia gli facesse fuori in 2 settimane tutta la sua gente, nelle condizioni in cui vivevano, ovviamente. E siccome non era Dio che faceva scomparire le epidemie, così doveva prevenirle e quindi dava tutta una serie di norme igieniche. Poi dava anche tutta una serie di norme particolari per ciò che doveva essere preparato per lui. Levitico 22. Vi leggo alcune cose curiose perché sono impensabili. Versetto 23. Quindi capitolo 22, versetto 23. Come offerta volontaria, cioè se volete darmi qualcosa volontariamente, potrai presentare un bue o una pecora, ascoltate bene, che abbia un membro troppo lungo o troppo corto. Ma come offerta per qualche occasione speciale non sarebbe gradita. Avete capito bene? Non offrirete a Yahweh un animale con i testicoli ammaccati, o schiacciati, o strappati, o tagliati. Queste offerte, essendo mutilate e difettose, non sarebbero gradite per il vostro bene.
Ok? Cioè Dio dava queste indicazioni particolari. Cioè, io non so dirvi perché, ma il fatto che lui dicesse: se me lo offrite così, accetto anche che ce l'abbia troppo lungo o troppo corto. È scritto chiaramente, eh? Traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. E poi lui si faceva preparare del grasso, però questo grasso non lo mangiava. Questo grasso gli doveva essere bruciato e doveva produrre fumo. Nell'Iliade e nell'Odissea ci sono più di 30 passi, li ho citati tutti, dove si dice esattamente la stessa cosa. Cioè quei teoi volevano annusare il fumo prodotto da grasso, che lì si dice doveva essere avvolto sul muscolo della coscia, e quello lì doveva essere bruciato, e il resto della vittima lo mangiavano, doveva essere bruciato per produrre fumo. E qual era questo grasso? Levitico 3. Offrirai, consumato dal fuoco per Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. Quindi Dio dava questo tipo di indicazioni. E questo grasso era talmente prezioso per lui che, Levitico 7, chiunque mangerà il grasso di animali che si può offrire consumato dal fuoco per Yahweh sarà eliminato dal popolo. Cioè, che vuol dire ammazzato. Quindi se beccate uno che utilizza quel grasso lì, che è mio, voi lo ammazzate. Dio, per fortuna, non è Dio, sennò sarebbe molto dura. Sarebbe molto dura. Sacerdoti. I sacerdoti erano quelli che dovevano occuparsi di lui, non delle anime dei fedeli, perché lì non c'erano fedeli, lì c'era un popolo che doveva eseguire degli ordini, non c'era qualcuno che doveva credere ad un Dio di cui mai si parla nella Bibbia. Quindi i sacerdoti erano quel gruppo di persone che lui dice: questi qui si occupano di me e quindi devono essere esentati da tutti gli altri servizi. Levitico 21. Allora, com'è che si diventava sacerdote? Lui dice: tutti quelli che discendono dalla famiglia di Aronne si occupano di me. A un certo punto dice, lui parla a Mosè e dice: parla ad Aronne e digli: nel futuro nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi a offrire il pane a me. Perché nessun uomo che abbia deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio, o scabbia, o piaghe purulente, o i testicoli acciaccati. Nessun uomo della stirpe di Aronne con qualche deformità si accosterà ad offrire i sacrifici a me. Ha un difetto, non si accosti per offrire il pane a me. Potrà mangiare il pane, perché loro dovevano preparare il pane una volta alla settimana, e una volta alla settimana veniva sostituito, e loro mangiavano gli avanzi, diciamo così. Quindi quel pane lì, una parte, quindi gli lasciava mangiare quel pane lì, ma non dovevano entrare a casa sua. I difettosi fisicamente non li voleva vedere. Così come, appunto, confermando quanto diceva l'amico.